tu per giorno arrivavamo anche a 320 coperti la sera. 320 coperti la sera, perché di giorno di solito stanno sulle piste. Sulle piste lì c'è anche il Cermì vicino a me, c'è Pampeago, quindi sono piste molto famose, cioè, per sciare. E allora vediamo la tua manualità, come sei diventato bravo, pratico, abile nel realizzare questi spazzli. Allora facciamo così, ti aiuta intanto Stefano. Stefano, anche tu sei stato nel solito hotel di Giuseppe o in un altro? In un hotel abbastanza vicino, in un paesino a 10 minuti, a Cavalese, e anche per me è stata un'esperienza molto positiva. Ho trovato persone disponibili. Cosa preparavate come piatti così per i clienti dell'hotel? I tipici avevamo appunto gli spazzli, la polenta con, servita con la lucanica e tutte comunque cose del posto, i formaggi, ad esempio il puzzone di Moena, tutte cose. Ecco, del... perché chi va in vacanza in montagna, soprattutto scia, ha bisogno di piatti con tante calorie e poi vuole assaggiare i piatti tipici del posto. Sembra giusto. Certo. Vorrei ricordare che lui andava a fare lo stage in un albergo, ma il titolare dell'albergo a Cavalese aveva un altro albergo e lui sulle piste ha rifuso. Dunque lui era obbligato praticamente giornalmente a prendere l'ovovia, la famosa triste ovovia del Cermis che tutti conosciamo perché anni fa è praticamente... Cioè, è un disastro. Sì. Però lui, ecco, diciamo, con i suoi compagni doveva tutte le volte prendere questa ovovia e andare sugli impianti. Dunque per loro era comunque anche... È strano dover essere obbligati ed essere legati a dover prendere un mezzo del genere per poter andare a lavorare. Dobbiamo ricordare che buona parte degli alberghi non si trovano sulle strade facilmente raggiungibili, dunque molte persone che lavorano in certe strutture molte volte sono obbligate comunque a prendere strutture che magari viaggiano anche altissime da livello da terreno. Certo, però mi confermi che se c'è la passione, l'entusiasmo per fare questo lavoro, al limite non si sente neanche tanto la fatica? L'entusiasmo, penso che questo lavoro sia tutto. Cioè, sia tutto. La passione è basta, è fatta. E poi soprattutto le competenze anche, non ultime le competenze linguistiche, perché saper parlare una lingua straniera, soprattutto l'inglese, ma poi anche le altre, è fondamentale. Tante, sì, soprattutto quando ti trovi con una clientela straniera, sapere almeno il minimo indispensabile. Quindi diciamo che vi siete trovati in situazioni in cui siete stati obbligati anche a parlare in lingua straniera e questo vi ha aiutato moltissimo a perfezionarvi anche da un punto di vista linguistico. Allora facciamo questi gnocchetti, sennò qui si consuma tutta l'acqua e vediamo. Questo apparecchio si trova in commercio anche qui da noi facilmente? Sì, questo si trova in commercio, abbiamo detto, abbiamo messo l'impasto dentro, poi con questo movimento su e giù non facciamo altro che prendere l'impasto e farlo cadere all'interno dell'acqua bollente, vengono tirati su con questi gnocchetti e vengono praticamente passati in padella. Vedete? Ecco, facciamo vedere come scendono da qua. Sì. Allora, prendiamo l'impasto e... L'operazione è molto semplice, basta prendere l'impasto, come avete visto prima, metterlo all'interno. Diciamo che un po' cade già di per sé perché comunque l'impasto è liquido e per pressione va verso il basso, comunque poi si può aiutare. Ultimiamo facendo avanti e indietro. In questo modo praticamente si creano dei piccoli filetti di pasta che cadendo nell'acqua si solidificano a contatto dell'acqua bollente. Ecco, poi quando vengono su nel giro di 2 minuti, li scoliamo con una schiumarola e li buttiamo in padella. Allora qui li stiamo facendo saltare con cosa, Giuseppe? Con olio e aglio in camicia. Olio e aglio in camicia. È semplice come preparazione, ma è gustosa. Mettiamo anche del parmigiano sopra o no? Mettiamo alla fine come decorazione del piatto. Bene, solo come decorazione del piatto. E questi verdi ugualmente li stiamo facendo allo stesso modo? Sì, sì, certamente. E ci pensa Stefano. E poi una generosa innaffiata con olio extravergine per finire. Intanto io mi avvicino a Dimitri. Dimitri, un altro dei nostri campioni della scuola che è stato su proprio nella parte riservata ai personaggi. E siccome Dimitri, il suo nome stesso lo fa capire, è originario dell'Ucraina, è stato molto utile perché... È un'esperienza molto bella e bisogna sapere molto bene le lingue. Ho avuto la fortuna di sapere l'ucraino io e questo ti può portare anche sbocchi successivi nel lavoro.
il fatto sta che mi hanno richiamato in Trentino. Facevi da interprete, comunicavi con i russi, che erano numerosi? Sì, sì, si trovano molti russi pieni di soldi, tra l'altro. Beati loro! E quindi grazie alla tua capacità di comunicare in russo, di nuovo ti sei esercitato molto in questa lingua che poi è la tua lingua madre. Tradotto, praticamente lui ha tradotto tutti i piatti di cucina tipica italiana nei menu italiani, da tutti tradotti in cirillico. Dunque i russi che arrivavano praticamente nella struttura dove lui risiedeva, che praticamente era sulle piste, in un rifugio sulle piste a Canazei, è logico che il russo che vede nel menu scritto nella sua lingua un piatto è più propenso a fermarsi, tanto più che lui oltretutto, oltre che far cucina, era anche al banco, aveva proprio modo di parlare e comunque di interagire con loro. Da uno sono venuti due, da due sono venuti tre, praticamente ogni pomeriggio c'erano i comitivi di russi nella sua. Gestivi i russi. Che cosa ti ricordi di tutta questa esperienza vissuta ai campionati? Cosa ti rimarrà più che altro impresso? Mi era molto impressa la figura dello chef, era molto simpatico, interagiva molto bene e soprattutto le preparazioni di tutti i piatti. Quindi hai capito che l'organizzazione è la molla che regola tutto, perché se non c'è organizzazione in un contesto del genere, figuriamoci. Sì, sì, è un'esperienza molto bella da ripetere tutti gli anni, secondo me. Bravo anche a te. E invece questa ragazza che cosa ci racconta? Ti chiami? Giulia. Giulia. E io ero al VIP Restaurant, dove si servivano più di 2000 persone. C'erano due sale, una sala riservata ai personaggi importanti come organizzatori, atleti, e un'altra sala che era riservata ai volontari. E c'erano chef molto importanti, di cui uno chef di Venezia, che quest'anno organizzerà il Festival del Cinema di Venezia. E ci ha fatto i complimenti e ci richiamerà per andare a cucinare insieme a lui. E ci hanno richiamato anche per le Universiadi e per i mondiali di sci nordico junior, sempre lì in Trentino. E è stata un'esperienza bellissima, perché lavorando qua non ci si rende conto di quanto lavoro ci sia in effetti. Però bisogna uscire da questa sfera. Complimenti anche a te, bravissima! Dal mare e dagli scogli di Monterosso alle scogliere, chiamiamole così, dolomitiche, Andrea, anche lui è reduce dall'esperienza in Trentino Alto Adige, in un hotel che si chiamava? Grunwald. Grunwald, che vuol dire? Valle Verde, Valle Verde, questa è la definizione in tedesco. Allora, ti aiuta? Lui vi spiega i procedimenti, come si fa gli ingredienti, io invece realizzi il piatto. Ti chiami? Usama. Usama, e sei del Marocco? Certo, certo. Bene, allora vediamo come si realizza questo goulash. Innanzitutto c'è da dire che è un piatto della tradizione ungherese, e veniva fatto dai mandiani che andavano nel polpascolo con i loro animali. Allora, gli ingredienti sono farina, carote, patate, cipolla tritata, sedano, carne di manzo, peperoni, olio extravergine d'oliva, sale, paprika dolce e concentrato di pomodoro. In questo caso usiamo un teroldego, che sarebbe un vino rosso, un vino rosso tipico del Trentino. Bene, allora come si esegue il piatto? Usama, a te al lavoro. Intanto io continuo a chiacchierare un po' con te. Com'è stato in Trentino? È stata un'esperienza positiva. Spero che mi diano la possibilità di fare questa esperienza. E oltre ad essere un'esperienza lavorativa, è stata anche un'esperienza di vita. È stato molto... molto bello. Molto bello questo commento. Allora, intanto andiamo dal nostro amico Usama, il quale ha messo olio sul fondo del tegame, cipolla tritata, si fa rosolare insieme alla carne che impanneremo adesso. Ecco, l'abbiamo sgrassata molto bene e ridotta a cubetti. E quindi si passa la carne nella farina. Ecco, prima di aggiungerla
nel tegame questa carne la dobbiamo infarinare. Ecco, lo puoi aiutare, vedo che ormai siete veramente intercambiabili. Ok, infarinare la carne, dopodiché si mette a rosolare in padella insieme alla cipolla per circa 10 minuti. Poi, dopo aver rosolato la carne insieme alla cipolla, si va a sfumare con il vino rosso. Si va a sfumare col vino rosso e poi si aggiungono le verdure. Si aggiungono le verdure insieme a del brodo di carne che abbiamo qua. Come verdure naturalmente il peperone. Peperone sì, insieme al peperone rosso, visto, ma sì. Si potrebbe usare anche quello giallo? Sì, sì, non c'è differenza. Non c'è differenza, l'abbiamo ben pulito. Il peperone, il sedano e la cipolla. Allora, peperone, sedano, cipolla. E sedano, cipolla e carote. E carota. Allora, guardate bene, facciamo inquadrare dal nostro Davide come abbiamo sminuzzato le carote in piccoli quadrettini. Abbiamo fatto un tritto di carote, insieme a cipolla e sedano ugualmente, sempre in pezzettini di questa grossezza. Il peperone abbiamo tagliato a julienne. Il peperone a julienne. Ecco. Dopo aver aggiunto le verdure, andiamo a insaporire il nostro piatto con della paprika dolce. Ho visto che ha salato. Paprika dolce e con del concentrato di pomodoro, che è questo. Paprika dolce, concentrato di pomodoro. E concentrato di pomodoro si fa cuocere per circa 5 minuti e si aggiunge il brodo di carne. Ecco, aggiungiamo il brodo di carne. Professore intanto sta seguendo la preparazione e vedete, abbiamo preparato naturalmente noi un brodo di carne, sì, normale, semplicemente con acqua fredda con l'aggiunta di carne, sedano, carote e cipolla. Ecco, quindi acqua tutti fredda, gli aromi, gli odori. Con l'acqua fredda, bisogna mettere acqua fredda perché così la carne sprigiona tutto il suo sapore, via. Benissimo, che meraviglia. E adesso bisogna aggiungere il vino. Aggiungiamo patate. Ecco, le patate. Patate e peperoni. Ecco, mancavano ancora le patate e i peperoni. E si fa patate e peperoni, abbiamo aggiunto si aggiusta di sale. Sì, diciamo che i passaggi che noi abbiamo fatto adesso televisivamente sono stati molto veloci, ma in realtà ogni prodotto ha un suo tempo di cottura. Prima viene cotta la carne, poi vengono messe le patate, perché le patate comunque cuociono abbastanza breve tempo. L'ultima cosa sono i peperoni, perché comunque cuociono. Vanno presto a cuocere. Poi dipende molto da quanto sono stati tagliati. Mi sono persa il vino nel frattempo. Era Alterold, come diceva il nostro allievo, che praticamente è aromatizzato, viene fatto sfumare, deve perdere la parte alcolica e rimane la parte insomma aromatica. Quando viene aggiunto il vino? Viene aggiunto praticamente prima di mettere le verdure. Prima di mettere le verdure, allora non ho seguito questo passaggio. Si fa soffriggere le cipolle con la carne, con la farina. Una volta che è tutto rosolato si aggiunge il vino rosso, si fa perdere la parte alcolica, dopodiché si aggiungono le verdure. È un passaggio strano, diverso da quello che è il classico spezzatino, per il quale si mette prima le verdure e poi si mette la carne. In questo caso prima si fa rosolare la carne, dopodiché si mettono le verdure. Si fa cuocere. Se ho capito bene, sinteticamente, in sequenza tutti gli ingredienti. Allora, prima olio e cipolla. Si fa soffriggere la carne con della farina, si sfuma con del vino rosso, in questo caso del Teroldego. Dopodiché si mettono le verdure, carote, sedano e cipolla l'abbiamo già messa. All'ultimo mettiamo le patate con i peperoni. Lo facciamo cuocere per un 40-45 minuti. È una specie di spezzatino che deve essere leggermente piccante. È un piatto di origine ungherese, però ormai è entrato nella tradizione italiana, specialmente del nord Italia, del Trentino Alto Adige. È molto calorico, ricco sia dal punto di vista qualitativo delle proteine che sia dal punto di vista dei carboidrati con le patate. Allora, io dico bravi ragazzi, oltre che bravo il professore. Tra l'altro li abbiamo lasciati che erano molto più impacciati. Dopo questa esperienza li vedo veramente più disinvolti in tutti i sensi, sia nel parlare, nel relazionarsi che nel realizzare i piatti. Bravi ancora! E per il nostro angolo dolce sono al lavoro Marco e Lorenzo, che coltiva parallelamente due passioni.
Infatti lui è un aviatore, quindi la prima passione è l'aviazione, e si trova presso la caserma di Cadimare. Però nello stesso tempo sei affascinato anche dalla cucina. Sì, perché comunque è stata una passione.